Ciao ragazzi, nelle scorse puntate ho parlato di tanti marchi americani ormai storici che vedono nascere la loro attività più o meno tra la fine dell'Ottocento e inizi del Novecento. Ma sapete qual è veramente la più antica casa produttrice di tamburi degli Stati Uniti? Si tratta della Noble & Cooley, fondata nel 1854, tantissimi anni fa, molto prima di tutti gli altri marchi. Sparatevi la sigla e vi racconto tutto. Noble & Cooley è sicuramente un marchio molto rinomato tra tutti noi batteristi, conosciuto per la qualità e la bellezza dei suoi tamburi, ma le sue origini quali sono? L'azienda nasce a metà dell'Ottocento a Granville, nel Massachusetts, per mano di Silas Noble. Inizialmente Noble realizzava tamburi giocattolo nella sua cucina di casa da regalare ai bambini per Natale. A lui si unì ben presto il suo amico James Cooley e pensate che insieme nel loro primo anno di attività realizzarono ben 631 tamburi giocattolo. Erano strumenti molto semplici, realizzati in legno e poi dipinti. Ma durante la guerra civile americana, quindi tra il 1861 e il 65, iniziarono a realizzare rullanti per l'esercito dell'Unione. E questo diede una grande spinta in avanti all'azienda. Pensate che nel 1873 producevano già 100.000 tamburi l'anno. Per buona parte del Novecento l'azienda continua a produrre tamburi giocattolo e mini set di batteria per bambini. Ma nel 1983 succede qualcosa che apre una nuova strada a questa compagnia. Nel laboratorio di Jay Jones, pronipote di James Cooley e attuale presidente della Noble & Cooley, entra un tipo con un rullante danneggiato e gli chiede se può aggiustarlo. Jones gli dice che purtroppo non può aggiustarlo, ma può realizzarne uno nuovo di zecca. Realizzò un rullante talmente bello che si convinse di entrare nel mondo dei tamburi professionali customizzati. Rispolverò allora da uno dei loro magazzini una vecchia macchina piegatrice a vapore che veniva utilizzata nel secolo precedente e con la collaborazione di Bob Gutzen, batterista e progettista che ha lavorato anche per DV, Zildjian, Regal Tip ed Evans, ha iniziato a realizzare la serie SS Classic Solid Shell, ovvero un rullante realizzato con un'unica lastra di legno piegata a vapore, incollata e poi tenuta insieme da anelli di rinforzo per evitare l'ovalizzazione. La tecnica costruttiva che ha caratterizzato da sempre questi tamburi è quella dei punti nodali, ovvero il posizionamento dei blocchetti sul fusto in dei punti in cui il fusto risuona di meno. Questo permette di limitare quanto più possibile l'influenza che ha l'hardware sul fusto e permette quindi di farlo vibrare nel modo ottimale. Altre innovazioni introdotte da parte di Noble & Cooley sono per esempio l'utilizzo di fusti ibridi con più tipi di legno in un unico strato, l'applicazione di fori di sfiato simmetrici per stabilizzare l'intonazione del rullante e un sistema di supporto tom praticissimo per smontare praticamente istantaneamente il tom senza dover stare lì a regolare tantissime viti. L'azienda è specializzata in produzione di rullanti, anche se realizza su commissione batterie personalizzabili direttamente dal loro sito, con diversi legni, finiture e tecniche costruttive, ovviamente con dei prezzi che non sono assolutamente adatti a tutte le tasche. Per quanto l'azienda abbia ancora oggi un carattere artigianale e una organizzazione a gestione familiare, la qualità altissima dei suoi prodotti e le innovazioni introdotte durante tutta la sua storia hanno reso questo marchio sicuramente un punto di riferimento per tutti gli altri marchi di batterie. Pensate che molti artisti notoriamente legati ad altri brand hanno scelto e scelgono ancora oggi rullanti e batterie Noble & Cooley per i lavori in studio. Per esempio potete ascoltare rullanti Noble & Cooley nell'album Ten dei Pearl Jam, nell'album Scream di Chris Cornell e in Dookie dei Green Day, e ancora Dire Straits, Paul McCartney, Iggy Pop e tanti altri. Se avete curiosità, proprio nel sito della Noble & Cooley c'è la lista di tutti i lavori in studio in cui i batteristi hanno utilizzato i loro prodotti.
Bene, questo video finisce qui, se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. Lasciami dei commenti, condividi il video, insomma aiutami a far crescere questo canale. Ti ricordo inoltre che puoi usufruire dei miei contenuti anche in formato podcast, cercando il rullantone sui principali canali di podcast italiani. Io ti saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!